Dottor Mescolini, lei oggi ha incontrato gli imprenditori di Confindustria Ravenna per spiegare un po' il funzionamento dell'attività del suo ufficio e l'ha definito un momento di armonia istituzionale. Perché? Perché è la prima volta che mi capita di incontrare Confindustria, è la prima volta che mi capita di incontrare gli imprenditori, è la prima volta che mi capita di incontrare i protagonisti dell'attività economica del nostro paese, quelli che creano lavoro, che quindi sono persone che, così come il Procuratore della Repubblica, sono nella Costituzione italiana, sono l'articolo primo della Costituzione, dove si parla che la Repubblica è fondata sul lavoro. Bene, chi crea lavoro è un protagonista della Costituzione, quindi deve necessariamente essere una persona gelosa della legalità, anche perché la legalità, il processo civile rapido, è qualcosa di indispensabile, che deve oggi essere risolto proprio per i problemi economici del nostro paese, perché incide direttamente sull'economia del paese, perché incide direttamente sugli investimenti esteri, sugli investimenti stranieri e quindi anche sulla armonica attività dell'impresa che deve avere una risposta alle proprie pretese, tipo economico, eccetera, in tempi rapidi o il più rapidi possibile. Lei ha citato anche alcuni numeri, ha ricordato che nel 2012 al suo ufficio sono arrivate 22.000 notizie di reato. Ci sono 8 sostituti procuratori, come si conciliano queste cifre? Beh, si coincide semplicemente col fatto che dobbiamo lavorare molto. Ecco, questa è la prima cosa. E tutto sommato devo dire che sono molto contento del mio ufficio, sia perché è avanzato in questi anni in termini di modernizzazione, in termini soprattutto di cultura dell'organizzazione, non solo, ma anche proprio del modo di scegliere le vie più utili per arrivare rapidamente a dei risultati. Naturalmente con tutti gli strumenti tecnici che abbiamo, con il personale ottimo che abbiamo, ma qui a Ravenna siamo riusciti effettivamente a porci, a collocarci fra i primi posti, fra le procure italiane. Il Ministero della Giustizia ci collocò addirittura 2 anni fa al terzo posto fra le procure della Repubblica. Abbiamo operato nelle best practice. Quindi siamo esperti di stakeholders di tutte queste cose, abbiamo fatto il bilancio sociale, abbiamo fatto la carta dei servizi, abbiamo un sito web attraverso il quale comunichiamo anche con i cittadini, il resto è lavoro, impegno, un impegno che cerchiamo di assolvere nel miglior dei modi possibili. Lei tra poche settimane lascerà la guida della Procura della Repubblica di Ravenna. Come sono stati questi 8 anni? Beh, sono stati anni importanti e esaltanti, proprio perché, come dicevo prima, ci siamo impegnati molto, e un dirigente deve farlo, proprio nella cultura dell'organizzazione. Oggi non possiamo più prescindere da questo. Veda, per molti anni la magistratura italiana sentiva unicamente la cultura della giurisdizione, cioè sostanzialmente del processo, del fare il processo, di fare giustizia, e non a livello direttivo non si preoccupava del fatto che comunque bisogna organizzarsi bene, perché organizzandosi bene si fa prima e si fa meglio. Quindi in questi anni abbiamo fatto dei passi da gigante qui a Ravenna e di questo sono estremamente contento, ecco, come consuntivo del lavoro fatto qui. Mi sono trovato in una città splendida, con un personale meraviglioso, con dei colleghi bravissimi e in un ambiente che ha accolto fino in fondo questo mio impegno innovativo. E quindi facendo un bilancio non posso che essere contento. E sono anche contento di lasciare, tutto sommato. Perché? Perché credo molto nel ricambio. Perché il ricambio è vita. Il ricambio è mettere un giovane finalmente al nostro posto, non restare attaccati fino in fondo alla poltrona, ecco. E sapere che comunque chi verrà dopo farà meglio. Farà meglio. Ecco, quindi sono davvero sereno e contento, e ripeto, sia dell'una che dell'altra cosa. Grazie, complimenti. Arrivederci.